Trova nel Chianti e ci è andato Antonio Soviero. Sono a San Casciano, nel Chianti, in Toscana, davanti alla scuola media comunale, perché di fianco si tiene il primo corso d'Italia per contadini. I ragazzi stanno facendo la lezione di informatica. Più Chrome di Firefox, mi sembra di avere. Come mai? Adesso è un po' più lento di tipo Firefox, però è una navigazione più veloce. Che cosa c'entra l'informatica col mestiere da contadino? C'entra perché al momento dell'inserimento in un'azienda, la persona secondo me dovrebbe essere in grado di aiutare l'azienda in tutte le fasi della produzione, quindi dallo scrivere un'email fino ad arrivare a creare un modello tridimensionale su CAD del terreno dove deve lavorare. Siamo nel 2015. E i futuri contadini, che ne pensano? Come fa le vendite su internet, cose del genere? Cioè, se sei un imprenditore, credo che vai a vendere solo. Ti può servire per tante cose. Questo è per la comunicazione tra aziende, mandare email. Per fare un vignetto prima lo devi fare su AutoCAD e poi si fa. Sono le 10, si passa alla lezione sul campo. In questo caso, vedete, conviene fare un taglio sul legno di 2 anni. L'importante è che i tagli siano fatti in maniera pulita, quindi non devono essere strangiati, questo per logicamente favorire la cicatrizzazione. Se la pianta si ammala, cioè ne risente anche l'uva, ovviamente. Chiaro. Come mai a questa pianta sono stati fatti 2 cordoni? È stato sfruttato un tralcio per rioccupare lo spazio che era stato lasciato dalla pianta che era morta. Quanti anni hai? 16. Perché stai facendo questo corso? Perché mi ispira a lavorare all'aria aperta e per poi fare qualcosa in futuro insieme a mio babbo, avendo un campo di terreno. Andai al centro di impiego a cercare un corso di formazione professionale e nulla, trovai operatore agricolo nel Chianti, dissi perfetto. Qua in zona c'è molta più possibilità di trovare lavoro come agricoltore in aziende agricole. E i tuoi genitori sono contenti di questo tuo sogno? Molto. Più che per i miei genitori, per il mio nonno. Perché mio nonno è stato contadino per tutta la vita. Abbiamo un terreno dove mi fa potare le viti, potare gli olivi. Facevi il fabbro prima di venire qua? Sì. Hai smesso? Sì. Perché? Perché con me scade il contratto. Ah. Mi hanno ripreso. Da grande? Il tuo sogno? Ora come ora non lo saprei di, però ci avrei in mente di fare tipo l'agricoltore. Che scuola facevi? Facevo Cennini a Colle, elettromeccanico. E perché l'hai lasciata? Perché io mi ci trovavo bene come professori, come proprio scuola, non mi garbavo. E qui invece cosa trovi di diverso in questa scuola rispetto all'altra? Beh, qui metti su 2100 ore di teoria sono solo sui 700, quindi ho detto tutto. Cioè, il resto è pratica e stage. Poi la teoria la impari anche con la pratica non la impari con la teoria. I ragazzi hanno dai 16 ai 18 anni e hanno appena preso una decisione importante. No, una mezz'oretta fa abbiamo deciso che abbiamo trovato un campo in vendita online, si è detto si fa una collettona tutti insieme. Quanto costa? 110. Quanto è importante lo studio, il percorso di studio anche universitario applicato all'agricoltura? È fondamentale, fondamentale perché anche in agricoltura c'è stata un'evoluzione notevole, cioè oggi effettivamente si lavorano con attrezzature, macchine di alto livello che fanno dei lavori perfetti, però devono essere conosciute e usate perfettamente, come tutta la tecnologia. Siamo nella tenuta Montebaldi di proprietà dell'Università di Firenze. Andiamo adesso nelle cantine. 10.000 diviso diviso il sesto di impianto, cioè la larghezza tra i filari. Bravo, per? Per la distanza tra le fila. Sulla fila. Questa cifra lì sarà il tuo divisore di 10.000 e ti trovi il numero delle piante all'interno. In questo caso qui si va nella parte dove ci sono i vasi vinari in acciaio e si fa un prelievo di mosto e si determina il grado zuccherino. Si immerge
il mostimetro, si aspetta qualche secondo. Grazie al progetto promosso dai comuni del Chianti, 12 ragazzi sono tornati a studiare, mentre la scuola pubblica se li era persi per strada. Hanno scelto la terra, ma l'opzione terra è solo per pochi? E così abbiamo scoperto anche questo, Antonio, che c'è una scuola che ci riporta lì, dove siamo partiti poi, no? Questa nostra terra, il territorio, questo essere... legati alle radici? Sì, e si inserisce anche nel percorso loro, perché anche questi sono ragazzi